due toni. Un acuto, svelto, che incide per la sua perentorietà, e poi uno grave, gracchiante, definitivo. Questi i primi due suoni della storia dei videogiochi, ideati da Ted Dabney per Pong, una delle più celebri creazioni dell'allora neonata Atari. Nella semplice interazione di Pong, ovvero due rettangoli bianchi ai lati dello schermo scuro comandati da giocatori per muoversi esclusivamente in verticale mentre si rimbalzano un grumo di pixel a simulare una pallina, mancava qualcosa. E quel qualcosa era un suono. Per Dabney, infatti, serviva un feedback per il giocatore, così da accertarsi in modo inequivocabile di aver colpito la pallina oppure di averla persa. Un tono acuto, la pallina colpisce la racchetta. Uno grave, la pallina finisce oltre la racchetta. Ma c'è un elemento dirimente che rende Pong il primo gioco della storia dei videogiochi con una musica originale dell'era arcade: la dinamica. Elemento puramente di gameplay, la dinamica in Pong si esprime nell'aumentare di difficoltà del gioco. Ad ogni colpo di racchetta, infatti, la pallina prende velocità e diventa sempre più difficile da colpire. Il risultato, musicologicamente parlando, è un crescendo di intensità che sostiene progressivamente la drammaticità della partita fino al suo inevitabile epilogo. La musica per videogiochi, infatti, si discosta da quella per film proprio per la sua componente interattiva. Se la musica per film è un compendio all'immagine che fornisce un ulteriore commento poetico all'azione in corso, la musica per videogiochi è un compendio all'azione del giocatore, marcandone poeticamente le diverse interazioni. Può non sembrare, ma mentre facciamo saltare qua e là Super Mario con un simpatico tema musicale che scorre di sottofondo, la musica e le sue interazioni sonore non solo cambiano l'umore di un segmento di gioco, rendendolo più o meno vivace, ma inferisce direttamente sulla nostra attenzione ai particolari, conducendo l'orecchio tanto quanto le immagini conducono lo sguardo. Ovviamente non tutti i giochi offrono profondità musicale stimolante, ma è tipico dei capolavori generazionali possedere una cura per il dettaglio sonoro peculiare. Basti pensare a Echo the Dolphin, uno dei gioielli più brillanti del catalogo anni 90, che segnò il percorso del leggendario Sega Mega Drive. Nel gioco impersoniamo un delfino in esplorazione di ambienti sottomarini tropicali, attraverso una delle musiche per videogioco più evocative di sempre. Il creatore, Ed Annunziata, nelle interviste racconta di come, durante la lavorazione di Echo the Dolphin, facesse ascoltare ai suoi colleghi gli album dei Pink Floyd, proprio per far capire quel tipo di tensione che il gioco avrebbe dovuto avere. Scatti improvvisi, sonar, deflagrazioni subacquee, il complesso lavoro di stratificazione timbrica di Echo the Dolphin era in diretto contrasto con le note lunghe e tese della musica che scorreva di sottofondo, creando un costante senso di tensione e pericolo, ben lungi dalle carrellate melodiche orecchiabili dei giochi Nintendo. L'immersione in questo stato di sospensione quasi onirica era rotto proprio dall'abilità del giocatore di progredire nelle profondità, colorando lo spettro sonoro di interazioni timbriche con nemici e ostacoli. Anche nella ricerca sonora, Sega metteva in mostra un'alterità nei confronti della casa nipponica che aveva a che fare con l'idea stessa di cosa dovesse esprimere un videogioco a livello artistico. Gli anni 90 furono un periodo di rischiosa sperimentazione che cambiò radicalmente gli equilibri dell'industria, ma che espresse anche una consapevolezza del media impensabile fino a un decennio prima. Videogiochi come Space Station Silicon Valley, dell'allora giovane DMA Design, conosciuta successivamente come Rockstar Games, era parte di un pacchetto di giochi che la Nintendo commissionò a questa irriverente software house per il suo Nintendo 64, un'opera in cui gli aspetti diegetici e extradiegetici si mescolano iconoclasticamente. Il gioco in questione è un delirante platform in 3D in cui dobbiamo ricostruire un robot andato in rovina dopo lo scontro tra un'astronave e una stazione spaziale popolata da animali robotici. Nel mezzo c'è anche un incontro di box tra un dromedario e un canguro, una pianola interattiva gigante e l'apocalisse.
Ciò che però ci interessa davvero è che i svariati ambienti di gioco sono definiti anche dalla densità sonora, resa interattiva da delle casse tridimensionali. Avvicinandoci infatti a questi diffusori sonori, il volume della musica di gioco aumenterà, ma se li colpiamo distruggendoli, questa si azzererà. Invece di avere un menu dove selezionare la presenza o meno del tema musicale, il giocatore prende consapevolezza dello spazio sonoro interagendovi. È un po' come se ai lati della partita di Pong vi fossero due diffusori che, se colpiti, lasciassero i giocatori nel silenzio siderale più assoluto. Prima questo era possibile con pochi bit a disposizione, oggi invece siamo abituati a sentire intere orchestrazioni anche solo nel menu di gioco, come quando il dolcissimo e malinconico tema di Pillars of Eternity di Justin Bell ci investe prima ancora di iniziare la partita, raccontandoci per intero la parabola narrativa del gioco, intima, familiare, ma anche drammatica ed epica. La musica per videogiochi è sempre più complessa e continua a sperimentare nuovi modi per catturare l'ascoltatore. Come per esempio nell'intricato incastro progressivo nella sezione del labirinto di Control, dove la canzone Take Control, scritta dai The Old Gods of Asgard, si evolve in base al progresso in-game del giocatore, esaltando nel gameplay nei momenti più concitati e rilasciando la tensione nei attimi più riflessivi. Questa continua ricerca e esplorazione del potenziale musicale si palesa anche nella dimensione di culto che certi giochi possiedono, sebbene le loro problematiche oggettive. Basti pensare a Dark Souls 2, un gioco dallo sviluppo tormentato che ha continuato a inciampare anche dopo la sua uscita, eppure incredibilmente beneficiato da un lavoro di sonorizzazione esemplare. Dall'introduzione silenziosa fino al delicato carillon timbrico che ci introduce a Majula, questo lavoro di From Software è un prezioso congegno sonoro, in cui ogni passo del giocatore risulta in un feedback emotivo calibrato con precisione. Non è un caso se a tutt'oggi quello di Dark Souls 2 è considerato uno dei migliori hub di gioco di tutti i tempi, ma soprattutto grazie a quella semplice sequenza di note così ben calibrate con il contesto sonoro ambientale e visivo. La musica per videogiochi non è solo un accompagnamento all'esplorazione, né un banale susseguirsi di crescendi orchestrali per le boss fight. La musica per videogiochi è assimilabile come parte integrante del gameplay, ne influenza il corretto funzionamento, ne definisce l'esatta profondità. Sembra impossibile immaginare giochi come Fallout 3 senza le sue canzoni anni 30, o Final Fantasy senza i suoi temi malinconici, o Undertale senza il suo piglio retromaniaco. Eppure, siamo solo agli inizi di questa consapevolezza. La pallina è stata colpita già molte volte, ma la sua traiettoria non è così prevedibile come pensiamo.